Buonasera a tutti, io sono una veste non mia, ma sono felice di essere qua a vista d'ospite. Come nasce la vita professionale di Massimo Polidoro, e così ripercorriamo dall'inizio del libro, e chi sono stati due Virgilio che hanno accompagnato il viaggio? Che introduzione proprio mi hai portato. Beh, allora, qui siamo questa sera a parlare di un libro geniale che ha richiesto un sacco di tempo per essere scritto, nel senso che in realtà racconta cose che sono accadute per la maggior parte più di 30 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. Ma non mi decidevo mai a raccontarlo, perché avevo mille altre cose naturalmente da fare, da seguire, ma poi mi chiedevo anche fino a che punto può essere interessante, no? Finché stavo facendo, invece mi rendevo conto che quella storia forse aveva qualcosa da dire, non solo a me che l'ho vissuta, ma forse poteva esserci qualcosa di utile anche per chi la leggeva, soprattutto perché per la persona, insomma, che avevo accanto e ho continuato a collaborare, oltre che a condividere un affetto quasi di famiglia per oltre 30 anni, e sarei quindi di cui parleremo questa sera. E per farla breve, io ero un ragazzino, come tanti voi qua, nel senso che quanti tra di noi non sono cresciuti con la passione per il mondo del mistero, del triangolo delle Bermude, Uri Geller, tutte queste cose affascinanti. E quindi anch'io sono cresciuto in quell'atmosfera lì, leggendo tutto quello che mi capitava sotto mano. Sapete che non c'era internet all'epoca, per cui nemmeno si immaginava che potesse arrivare qualcosa come internet. La documentazione te la deve cercare in libri, che trovavi nelle bancarelle in genere, no? Dell'usato, e quindi leggevo davvero tutto quello che trovavo sui fantasmi, Teddy King usato il paladino, su tutti questi personaggi incredibili, e sembrava tutto meraviglioso, era pieno di storie affascinanti. Poi però alla fine mi lasciavo sempre abbastanza con la mano in bocca, perché mi dice sì, sembra vero, ma lo sarà davvero? E quindi non riuscivo bene a capire, che ero un ragazzino con chissà quali capacità di analisi, però ero curioso. E poi mi capita tra le mani invece un libro che molti di voi sono sicuro avranno letto, che mi fa completamente una porta nella mente, che era Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angeli, un personaggio che mi scrive in televisione, che stimavo tantissimo per i suoi programmi e scoprire che si era occupato di quegli argomenti che mi appassionavano così tanto era sicuramente una bellissima sorpresa, perché una persona di stile che si occupa di una cosa che mi piace, che sapeva lavorare lì, effettivamente aveva tanto da dire in quel libro, al di là di tante storie che non sapevo, molti degli argomenti che mi affascinavano. La cosa più importante per me, che veniva fuori dall'autore di quel libro, era proprio il mito. Era il primo libro che mi faceva capire come pensare su questi argomenti anziché cosa pensare. Mi dava degli strumenti per ragionare, per farmi delle domande, per cercare di capire anziché di credere ciecamente a tutte quelle belle storie che mi avevo raccontato. Che diverso. Quindi, leggendo quel libro, che ho divorato naturalmente in due giorni, oltre a scoprire e a capire queste cose, scoprivo anche un personaggio che era un po' il protagonista di tante delle vicende che venivano raccontate, che per l'appunto era James Randi, un illusionista, un prestigiatore, un vostro collega, che per tantissimi anni aveva fatto quello di mestiere, e c'era tutto il mondo, naturalmente lui poi si era specializzato nell'escapologia, sapete, la grande arte resa celebre dall'inizio, diciamo, in Italia. E a un certo punto della sua vita, però, quasi come di lì, si era avvicinato, in realtà lo seguiva da sempre, ma al mondo del paranormale che stava esplodendo, no, fino agli anni 60, inizio degli anni 70, con una curiosità diversa da quella che potevano avere i ricercatori, gli scienziati, cioè osservava queste esibizioni
e chiaramente capiva cosa stava succedendo, le vecchie, le manipolazioni, ma si vedeva che chi faceva scienza non se ne accorgeva, ci toccava in pieno, quindi erano convinte che fosse tutto vero, ma come? Ma questa era una più facile in scena, come è possibile che quelli che sono scienziati, che sono grandi, illuminati, non se ne accorgano? Da proprio lì, cioè non è il loro mestiere, non è il mestiere di chi studia la fisica, la chimica, capire che cosa fa un prestigiatore, capire come funzionano gli inganni, no? Come funziona la distrazione, la manipolazione, perché non è di quello che ti occupi, ma per molti c'era proprio la presunzione, anche forse, di pensare, sono molto intelligente, ma sono malato, preparato, cerca, magari addirittura un premio Nobel, non posso sbagliare per alcune. E quello poi è l'errore che ha portato tanti a prendere grandi, enormi granchi, potremmo dire. Insomma, Randy dedica quindi la sua gran parte della sua vita, appunto, da lì in poi, proprio all'indagine, allo smascheramento dei ciarlatani, di quelli che fingono di avere poteri paranormali. E non lo fanno per divertire, lo fanno per speculare sulle fragilità delle persone, promettendo cose che non potranno mai realizzare, guarire malattie che non potranno guarire. Insomma, c'è uno sdegno da parte di Randy nei confronti di queste persone che prostituiscono un'arte meravigliosa come quella dell'illusionismo per un profitto personale e cinicamente, insomma, chiedono ai loro desideri. Quindi inizia le sue battaglie, sapete, quella famosa, forse quella con Uri Geller proprio, di cui magari parleremo. Ma per tornare alla lettura di quel libro, mi colpisce così tanto, mi colpisce questo personaggio che sembrava uscito dal fumetto, invece non era un supereroe, era una persona in carne e ossa, e scrivo due lettere. Io ero appunto un ragazzo, però ero abituato a scrivere a macchina. Lettere in giro per il mondo perché avevo delle passioni che in Italia era difficile coltivare, una di queste era di Beatles, l'altra era la magia naturalmente, e in Italia si trovava pochissimo questi argomenti, per cui dovevi trovare qualcuno all'estero, in America, in Inghilterra, che ti mandasse dei cataloghi da cui poi trovare poi dei prestigiosi libri che ti interessavano. E quindi con questa un po' abitudine a scrivere lettere, non ci penso due volte, scrivo una lettera a Pio Angela, un'altra generazione negli Stati Uniti, il cui succo è semplicemente quello di ringraziare per quel bellissimo regalo che mi avevano fatto e di mettermi a disposizione casomai un giorno fosse nata davvero anche in Italia, come accennava Piero nel suo libro, la possibilità di far partire un comitato con il sistema in America, come quello che Randy aveva fatto nascere. Chiaramente non avevo i loro indirizzi, no? Piero Angela a Roma si lavora a Lidera, e l'altro invece avevo trovato l'indirizzo del comitato americano che era fondato, quindi ho scritto per il comitato. Ero in vacanza con la mia famiglia, insomma, ero più che adolescente, mi dimentico forse di aver spedito quelle lettere, ma quando torniamo ci sono due buste filate nella casella postale che mi aspettano. Una viene da Roma, tra i radio televisione italiana, e l'altra viene dagli Stati Uniti, James Ray, c'è proprio scritto sulla busta. Quindi apro quelle buste e con mia enorme sorpresa tutti e due mi hanno risposto. Io, che non usava macchina da scrivere, così come oggi non usa computer, sono scritto a mano, fogli scritti tutti ancora naturalmente a mano, è tutto per dire ma che bello, un ragazzo, un giovane che si interessa di questi argomenti, che si appassiona con questo spirito diverso da quello che ti vuole credere, non ti vuole capire. Insomma, io ho questa mezza idea di far partire un comitato in Italia, lo farò sapere nel cambio, e così è stato. Randy è venuto in Italia proprio per dare una mano a Piero per far nascere questo comitato, hanno radunato un piccolo gruppetto di persone che in Italia erano abbonate alla rivista del comitato americano, 15 forse, 16, non so quanti eravamo all'epoca, però ci ritroviamo in un ristorante a Torino e c'era Giovanni, c'era Margherita, c'erano dei personaggi così, c'erano scienziati, c'erano ragazzi.
che aveva la cascina del giardino di prestigio e che ammirava la campagna. Remy non c'era perché aveva avuto un intervento chirurgico, ma sarebbe tornato in seguito. Insomma, quando poi viene anche Remy in Italia, trovo una salute, francamente, il coraggio per buttarmi, no, beh, a parte che l'ho scritto, sono scambiati le prime lettere, lui viene a Milano, è un incontro con Mario Negri, con Silvio Grattini, per proprio parlare dell'idea di far nascere questo progetto. Quindi conosco Randy, lo incontro e vado lì, presento quel libro suo, su Righello, con il sogno di farlo fermare, magari faccio una foto insieme, chissà. E vedendo insomma l'entusiasmo, chiaramente avendo spendato queste lettere, mi invitano poi a cena, e poi dopo la cena andiamo al Circolo dei Maghi di Milano, nel quale c'era Raul giovanissimo, c'era Carlo, Fabio, insomma c'erano tutti gli amici che poi saranno diventati amici anche in seguito, e finita quella serata bellissima, e mi dico guarda domani noi andremo a Roma perché devo fare dei programmi, e Remy verrà con me, lo invito in alcune cose perché vogliamo proprio lanciare il leader del comitato, non so dove trovo il coraggio, dico ma se trovo il modo per venire a Roma c'è la possibilità di sottare un caffè, magari fare ancora delle chiacchiere, perché avevo talmente tante domande da fare a uno come Randy con tutte le avventure che aveva vissuto. E Piero si illumina, mi dice ma come, ma se tu vuoi venire a Roma, ma caspita, ma sarai mio ospite, non ti preoccupare, adesso organizzo tutto io, quindi ci troviamo domani mattina a Linate, tu vieni con noi. Ovviamente immaginare come mi sentivo, no? Non ho mai preso mai la vita mia, non ero mai andato a Roma, eppure andiamo, preso a Roma, e passo tre giornate in compagnia di Renzi, straordinario, perché ho fatto non so quante domande, lì poi mi piace mente anche raccontarmi, poi in realtà ho scoperto che dura sempre, cioè su qualunque cosa aveva aneddoti, storie, episodi, qualunque oggetto, qualunque cosa ci capitasse di vedere, qualunque frase, o, insomma lui aveva sempre qualcosa di interessante da condividere, e quella era una lezione continua, ma non pedante, no? Proprio avvincente. E un giorno per dire, mi dice, guarda, secondo me ti porterei, se hai voglia, a cena da un mio carissimo amico, magari lo conosci, si chiama Silvano. E mi svengo perché è un mio eroe, no? Quindi andiamo a casa anche Silvano, che chiaramente era proprio tutto, era in televisione, ci accoglie a casa sua, e so che ha ancora delle fotografie di quella sera. E, insomma, e l'ultima sera andiamo a casa a cena da Piero, con Angela, sono venuto a fare la cena, c'è Alberto, selvaggio. Mangiamo, chiacchieriamo, alla fine della serata Piero e Randy mi dicono guarda, dobbiamo parlare un attimo, tu sei con Alberto, Alberto mi fa vedere la sua collezione di fossili che un frigorifero delle cose, non so. E poi mi chiamano, Massimo vieni, andiamo di sopra, andiamo da, e sono lì, mi dicono guarda, non parlare, Randy ti ha osservato in queste giornate, si raccolta che faceva delle domande, magari ti faceva così voleva sapere come ragioni, come pensi. Secondo te, abbiamo parlato, potresti essere una persona di acido. Perché cosa? È una persona giusta perché potresti diventare la prevista, direi, potresti andare negli Stati Uniti, imparare il suo mestiere, stando lì accanto, capire come fa, no? Andare a mestiere, come usa il metodo scientifico per avvicinarsi a questi argomenti, puoi portare quelle esperienze in Italia e far nascere l'Italia, far nascere proprio il comitato, cosa è stato uscito. E poi aggiungi, Piero, guarda, io poi non ti devi preoccupare perché ti darò io una borsa di studio per sostenere, sarai là. E mi dice, sai, il mio consulente finanziario mi suggerisce gli investimenti, ma a me piace anche investire nelle persone che penso possano dare qualcosa e quindi hanno bisogno magari solo di un aiuto, di essere indirizzati, una persona che potrebbe dare qualcosa
poi insomma, un investimento, prendilo così, non ti sto facendo un regalo, il mio investimento, su di te, facciamolo rendere bene, no? Ecco, quindi a 18 anni io questa, neanche non avevo ancora, ma ho dovuto aspettare davvero per partire per gli Stati Uniti, e c'è ancora la leva obbligatoria in Italia, e quindi diventare l'apprendista di Vincenzo Re, il suo allievo, seguirlo in giro per il mondo. E ti chiudo, perché sennò faccio queste risposte lunghissime e non riusciamo a conversare, ma chiudo solo dicendo che da quel momento in poi è iniziato questo viaggio che continua ancora oggi, e che ho avuto davvero la fortuna inaudita, no? Di vedere trasformati quelli che potevano essere i sogni di un ragazzino nella propria vita. E quello che ho voluto fare con il libro, con il Geniale, è stato restituire in qualche modo le tante lezioni che ho appreso, accanto a una figura davvero geniale come Randy, per condividerle e per metterle a disposizione di tutti, perché al di là di tutto quello che mi ha insegnato sull'indagine, dei misteri, anche sul visionismo, naturalmente ci sono proprio lezioni su come ragionare, su come pensare, anche come vivere, che ho imparato in questi più di 30 anni che siamo stati molto, molto vicini. E insomma, credo che sia un bel modo anche per ricordarlo, prendi il suo passo nel 2020, però il suo contributo resta. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere il film che hanno dedicato a Honest Lyon, adesso bugiardo, che era su Amazon Prime fino a qualche giorno fa, ma non so se c'è ancora, ma su YouTube trovate comunque. Sottotitolo è 13 lezioni, in realtà gli argomenti sono tantissimi. Prima, parlando degli aneddoti che Randy dice continuamente, mi è venuto in mente uno dei tanti temi, la curiosità. Sì, la curiosità direi che è proprio quello centrale. Forse il segreto, se vogliamo trovare un segreto, no, di una personalità così. E la sua era una curiosità assoluta per tutto e per tutto. Stare con lui e accompagnarlo nei suoi viaggi, come dicevo, o andare insieme da qualche parte, era una continua, come dicevo prima, una scoperta, perché non solo aveva tutte queste storie meravigliose che raccontava su qualunque cosa, ma ne costruiva, ne raccoglieva altre mentre si viaggiava, sulle esperienze che si facevano, quindi era sempre curioso di tutto, di scoprire cose nuove. E, per dare un'idea, credo, racconto anche nel libro delle cose più banali che si potevano vedere in giro, su cui lui aveva anche delle cose veramente curiose da raccontare. Eravamo a Roma, lo conoscevo da 24 ore forse, e passeggiamo vicino a Piazza San Pietro, e mi dice, ecco, guarda quella, vedi per terra quella cosa lì, guarda, la cartaccia, no, quello lì, vedi, vicino al marciapiede. Vedo un pezzettino di ferro, ah sì, un pezzettino di ferro. Beh, sai cosa? No, non so, poi no, l'avrei visto sicuramente, no, un pezzo di ferro, perché non so cosa dovrebbe avere di così importante. Va bene, ci fate caso, se ci fate caso andare avanti, vedrete che lo noterete anche voi ovunque. Al mattino mi può capitare di trovare questi stanghetti di ferro vicino ai marciapiedi, e cosa può essere secondo me? Cosa può essere secondo me? La minima idea. E finché mi dice, guarda, la notte passano le macchine, puliscono le strade e hanno delle spazzole rotonde, spazzole rotanti che girano, ma sono fatte, hanno tutte delle setole di metallo, sono queste stanghetti di ferro. Quindi inevitabilmente poi passando vicino ai marciapiedi, se ne stacca qualcuno, si perde, che restano per quello che trova, ma sono preziosissimi di questo. Sono preziosissimi, perché io ho fatto per tanti anni il lavoro di liberarlo dalle prigioni, ma anche dal maestro, della polizia. Questa spaglietta qui è perfetta per le manette, per me funzionava, per dire che qualunque cosa, può avere la sua storia e
però come lo scopri? Lo scopri quando hai una curiosità assoluta. Tra l'altro, leggendo il libro, viene fuori quante attività Randy avesse, dalle conferenze, ai libri, a un punto che è piuttosto caotico, il rapporto alla persona invece molto meticolosa. Come faceva in 24 ore a fare tutto? Perché spesso, diciamo, si potessero avere giornate di 48 ore. Questo me lo chiedevo anch'io, però insomma vedevo che lui aveva dei ritmi un po' particolari, che poi non sarebbero stati quelli non li ho acquisiti, non li ho fatti miei perché non mi ci trovavo, ma lui magari andava avanti a lavorare a scrivere, stava lavorando un libro fino a notte fonda, poi lo vedeva al mattino e poi riprendeva, quasi quattro a lavorare su fatti scelte di notte. Però non aveva, come dire, una scaletta delle cose da fare rigorosa, però sì, se le scriveva. Quella è un'altra cosa che ho imparato a fare da lui, cioè fare del mattino l'elenco delle cose importanti che oggi dobbiamo continuare a fare, no? La prima, almeno una, è la più importante, messa in testa, quella va fatta, poi ci sono queste altre, vediamo. E però riusciva a fare tutte queste cose, vero? Mi sarei con gli anni ritrovato nella stessa situazione, nel senso che mi capita di rivedermi, no? Nei panni di Randy oggi, quando mi trovo a giostrarmi tra più di un libro alla volta da scrivere, ma intanto c'è anche le conferenze, i viaggi, cioè, la televisione magari, ci sono articoli da scrivere, ci sono, oggi in più c'è questo peso, si può dire, notevole di social, che dal punto di vista personale non frequento, non leggo, non seguo profili personali e amicizie perché preferisco incontrarle, ma dal punto di vista professionale sì, molto, sono molto presente sui social, una cosa che invece non seguiva. Poi certo ci sono canali di tutta la sua fondazione, quindi realizzava dei video, ma non aveva una presenza come si dice oggi sui social, non si serviva neanche naturalmente, però riusciva a fare tantissime cose e alla fine trovi il modo, io ho trovato un po' il modo di organizzarmi, come racconto anche nel libro, di individuare le priorità, forse quella era la cosa più importante. Tra l'altro, cioè, viene toccato anche un argomento importante come affrontare i problemi della vita, c'è la parte finale dove Randy ammalato che andava a fare giochi di prestigio agli altri ammalati, fa capire come lui si poneva nei confronti dei problemi della vita. Sì, quello è un altro aspetto che mi sembra carissimo di Randy, la sua umanità, la sua generosità soprattutto, il fatto di fare delle cose perché è giusto farle, non perché ci si aspetta qualcosa in cambio. E una di queste che racconta nel libro, ma ci sono tante, lui sosteneva tanti bambini a distanza, no? Nei paesi magari meno fortunati del nostro, oppure quando sapeva che qualcuno doveva arrivare negli Stati Uniti, ricordo l'episodio di un ragazzo che aveva conosciuto in Cina, che avrebbe voluto studiare negli Stati Uniti, quindi l'ha aiutato, ha messo in contatto con l'Università della California, perché evidentemente aveva un talento per certe cose, è riuscito a entrare nell'università e quando è arrivato al campus universitario ha trovato impacchettato una bicicletta che gli aveva fatto trovare, perché diceva, beh, senti, spostarti tra i vari edifici ti servirà, insomma. No? E anni dopo questo ragazzo sarebbe diventato un magnate del web in Cina e avrebbe restituito con gli interessi, no? Non solo a Randy ma a tanti altri, creando borse di studio, proprio perché aveva avuto questo esempio davanti agli occhi per tanti altri ragazzi. E quello che dicevi tu, lui così, aveva avuto dei problemi di salute, aveva avuto anche bisogno, insomma, di seguire percorsi di cure anche faticose, no? Chimioterapia. Quando però aveva finito, continuava a tornare lì nell'ambulatorio dove si faceva per far visita alle signore anziane che c'erano in questi posti. Lui viveva in Florida, sapete, un paese degli Stati Uniti dove gli anziani sono veramente tanti, è un po' considerato il pensionato d'America perché il clima chiaramente
veramente ottimo, anche molto caldo, ci ho vissuto per un anno, non, poi non ci sono rimasto, però è stato tranquillo, non è che succeda moltissimo. Per cui c'erano tante di queste signore anziane che ormai non avevano più nessuno, erano sole, davvero stavano a fare, si mettevano più da sole, e quindi rende tutte le volte nelle pause pranzo, dalla sua fondazione, prendeva la macchina e andava a camminare. Compagnia e iniziava a fare qualche gioco con le carte per il momento e sorridevano e passavano un'oretta così senza pensare ai loro problemi, si erano affezionati. E quindi lo vedevo fare tante di queste cose senza neanche dirlo, no? Te ne accorgevi perché spariva, poi magari a volte lo accompagnavi. E insomma ce ne sarebbero tante di questo tipo di raccontate. Tra i tanti effetti di prestigiazione imparati da Randy, ce n'è uno in particolare che è legato a un aneddoto o un ricordo piacevole? Ce ne sono tanti, figuriamoci. La prima cosa che ho voluto imparare era piegare i metalli. Chiaramente non potete immaginarvi, e mi ha insegnato, ovviamente. Ed è una delle cose che mi aveva sempre lasciato molto perplesso, perché una cosa è quello che leggi sui libri di magia. Un'altra è quella che impari da chi lo fa il mestiere e magari lo fa molto bene, ecco. Però ce ne sono state tante. Adesso, per farti vedere qualcosa, sarebbe utile avere una persona che, uno, non è un prestigiatore. Qualcuno del pubblico? Due, non ha letto il libro. C'è qualcuno di questo tipo? Tu? Tu sei la prestigiatrice? Hai letto il libro? Non l'hai letto? C'è dal mio posto. No, ecco, siediti qua, facciamo un applauso. Barbara, senti qua. Possiamo avere dei fazzolettini di carta, tipo quelli di tovaglioli, diciamo qua? No, anche i tovaglioli che avevamo prima a tavola, se ce li sono. Grazie. Sono colorati, se ce n'è qualcun altro qui ce n'è uno, ma se ne passa ice sport, no, allora senti pure Barbara. Allora, una volta Randy eravamo a pranzo e mi ha detto, mi voleva fare capire una cosa importantissima, ed era per farmela capire ha pallottolato il fazzolettino così e mi ha detto guarda, io starò, figurati, me l'ho detto io perché ti parlo vicino, opla, microfono, starò sotto, ok. Allora Maria, io ti vorrei, faccio vedere questa pallina di carta, che sembra facile questa cosa, perché io andrò lentamente, dici guarda, io faccio, conto fino a tre, no? Uno, due e tre, e poi in quale mano lo pensi? Devi indovinare in sostanza. Prova in questa. No, perché è un po' troppo veloce così. Allora, me l'ha rifatto così. Una, due, tre, qual è? No, è sempre quella, perché si ripete. Allora, più piano, guarda. Una. Si arriva? Un po' di. Forse sono andato là. 1, 2, 3, guarda qual è? No. Sì. Questa volta no. Questa volta invece no. Non me la ricordo più com'era esattamente questa, però il succo qual era? Il succo era che prendiamo un'altra, te lo faccio capire, non lo so, dammi quello sporco, non mi ricordo. C'è la patacca, non importa, la nascondiamo, via. Allora, piano piano, perché la cosa bella qual è di questa dimostrazione? Che lo faccio molto lentamente, 1, 2, 3, No. Allora, la cosa bella qual è? Grazie Barbara. Randy mi aveva fatto questa che è una classica, no? Sapete, slide lì, proprio il suo fazzoletti
che chiaramente spariscono, lei non saprà mai che cosa è successo, no? Oppure sta già facendo vedere il video di quello che è successo, ok. No, la cosa divertente di questa dimostrazione, che chiaramente quando me l'ha fatta la prima volta, non capivo, quando stavo a finire, con la manica, era che quando tu sei troppo vicino a qualcosa, quando sei troppo coinvolto, per esempio, in una storia, non hai una visione distaccata, non hai una visione d'insieme, quindi rischi di perderti dei dettagli, delle cose importanti, ma questo me lo aveva fatto per capire per le indagini del ministero, per esempio. Se tu sei coinvolto direttamente, sei testimone di qualcosa, è difficile che riesci a capire che cosa è accaduto, proprio perché sei troppo vicino, troppo coinvolto nella vicenda. Quindi questo è chiaramente un gioco di prestigio, ma così anche divertente, ma aiuta molto a capire come è vero. Se tu sei lì e ti osservi una cosa, non hai una visione insieme, come magari può averla qualcuno che si avvicina e osserva in maniera più distaccata, come cercava di fare lui. E quindi con lui poi c'era questa cosa divertente, per cui anche con oggetti di uso comune aveva sempre una magia. A tavola, non parliamone, era sempre una saliera che spariva, una bottiglia che compariva, eccetera. E ogni volta c'era la storia, c'era la vita. Perché è più facile credere a una teoria impossibile che ai risultati scientifici? Allora, noi siamo, in quanto esseri umani, in quanto Homo sapiens, portati, diciamo così, spontaneamente a credere alle cose che ci vengono dette, che ci vengono raccontate, perché dal punto di vista dell'evoluzione è molto più utile fidarsi degli altri che non diffidare di tutti. Se dovessi diffidare di tutto, non riesci a costruire relazioni sociali, non riesci a costruire nulla nella vita, ti isoli e praticamente ci saremmo estinti da un bel pezzo, no? Se non ci fosse una fiducia, se non ci fosse l'apertura a credere che quello che mi stai dicendo è vero. Quindi c'è proprio un meccanismo di accettazione della verità rispetto a quello che ci viene detto, e questo avviene in tutti gli ambiti, non solo nel mondo. Persone che conosciamo, ma anche persone che non conosciamo. Questo aspetto, combinato al fatto che tante volte noi non vogliamo in realtà sapere come stanno davvero le cose su un argomento, ma più delle volte andiamo alla ricerca di una conferma per qualcosa che già pensiamo, combinato insomma al fatto che quando noi appunto poi troviamo queste conferme, perché è molto facile trovare conferme per qualunque cosa noi vogliamo credere, lo sapete oggi, con i social si può trovare, inventatevi una qualunque cosa adesso, ma i più assurdi erano già inventati, quindi è difficile, ma la regina Elisabetta è un rettile che viene da un altro pianeta, sì, ci ho già pensato, eccetera, perché non solo ci credo, ma ci sono, addirittura hanno costruito industria su quest'idea. Se vuoi cercare le prove che ti confortino nella tua convinzione, le troverai su qualunque argomento, come dicevo. Ma questo è il nostro errore, cioè quello di cercare prove a favore di qualcosa. Il rimedio, tra virgolette, perché è tutt'altro che semplice, è quello di avvicinarsi a una mentalità più scientifica. Perché? Non perché lo scienziato è infallibile, anzi, anche gli scienziati sono esseri umani, anche loro si sbagliano, possono sbagliarsi, ma diciamo così, il mondo della scienza, la comunità, ancora meglio, scientifica, funziona e ci dà gli strumenti per interpretare in maniera corretta, in maniera realistica, il mondo, i fenomeni che lo riguardano, perché è un'impresa collettiva, nel senso che il singolo scienziato può dire delle cose giuste, ma può anche sbagliarsi. Ma se quello che dice viene confermato da un altro, da tanti altri, allora forse quello che ha detto possiamo ritenerlo plausibile. È in questo senso che quando si fa una scoperta ci deve essere il modo per tutti gli altri di metterla alla prova e quindi di smentirla. Cercano in tutti i modi possibili, e lo stesso che ha fatto la scoperta cerca in tutti i modi possibili di smentirla, di trovare la falla, di trovare l'errore, perché se non lo trova allora forse ha fatto una vera scoperta interessante, no? Quindi
è un atteggiamento diverso da quello che noi abbiamo di solito, che invece è cercare le conferme. Se lo scienziato cercasse solo conferme, non scoprirebbe nulla, perché le trovi le conferme se le vuoi trovare, come dicevamo. Il fatto di mettersi alla prova, quindi di cercare l'errore, di cercare la svista, non è una cattiveria, non è un dispetto, anzi è incoraggiato. Questo modo di lavorare, di ragionare, che come dicevamo, sbagliando ci avvicina sempre di più come stanno probabilmente davvero le cose, se però viene tolto dal suo contesto scientifico, no? Che sono le pubblicazioni sulle riviste scientifiche, i congressi scientifici, e viene portato in un altro ambito senza essere spiegato, come è avvenuto almeno in questi anni durante la pandemia, abbiamo visto in televisione, soprattutto all'inizio, no? Di tutta questa vicenda, virologi, epidemiologi che dibattevano in televisione litigando a volte addirittura, uno diceva una cosa, uno diceva l'altra, e le persone che stanno a casa chiaramente rimanevano confuse, non capivano. La conseguenza era che le persone dicevano sì, ma se nemmeno gli scienziati sanno cosa succede, figuriamoci, no? Allora siamo veramente, non sanno neanche loro di cosa fare. Ma quella che noi vedevamo era la dialettica che c'è normalmente in una, di fronte a un nuovo fenomeno che deve ancora essere capito, sul quale vanno ancora fatte le verifiche, gli esperimenti per riuscire ad avvicinarci e a dare un'interpretazione. Portarlo in televisione così senza spiegazione ha creato un'enorme confusione nel pubblico e non ha aiutato la comprensione. In altri paesi c'era una voce che riportava quelli che erano il succo delle ricerche fino a quel momento, ed era la voce che ti diceva: guarda, siamo arrivati fin qui, sappiamo questo, adesso si lavorerà per arrivare a scoprire qualcos'altro. E quindi abituarsi a pensare come scienziati, che appunto è quella cosa meravigliosa che, su cui mi ha aperto una porta il libro di Piero Angela, sarebbe il modo ideale per abituarsi a non cascare e a credere a cose impossibili in mancanza di prove. Non vuol dire che poi non ci si caschi comunque, perché, come dicevamo, siamo tutti esseri umani, quindi l'errore è sempre possibile, ma magari c'è qualche attenzione in più, e soprattutto si acquisisce, se ci si abitua a ragionare in questo modo, si acquisisce una caratteristica che è la base della scienza, non dei singoli scienziati, di molti sì, ma soprattutto è la base della scienza, che è l'umiltà. Essere umili significa sapere di non sapere tutto. Che noi adesso la pensiamo così, probabilmente questa cosa qui funziona anche, ma magari non è tutto quello che c'è da sapere. Ma se noi pensiamo a Newton, quello che sapeva lui non era sbagliato, era giusto, e quello che pensava lui è ancora giusto, ma è una piccola parte di quello che oggi sappiamo sulla fisica, no? E probabilmente quello che noi oggi sappiamo sulla fisica è una piccola parte di quello che scopriremo tra 100 anni o chissà quanto. Quindi essere umili e consapevoli che noi abbiamo delle conoscenze che ci danno dei risultati, quindi vediamo che effettivamente funzionano, ma che forse non è tutto, e quindi lasciare aperta quella porta alle nuove scoperte che arriveranno è sempre importante. Però qui, come sempre, c'è da sottolineare un particolare, cioè lasciare aperta la porta sì, ma chi entra da quella porta portando le nuove scoperte deve accompagnarle dalle prove, da prove che siano verificabili, che siano dimostrabili, perché non basta dire io vado contro tutto il sistema, tutto quello che si sa, sono come Galileo, però quando ti chiedono va bene, dimostraci quello che sai, ecco, voi non mi credete perché volete così, non vi fidate, ma dovete fidarvi, no, la scienza non si fida, la scienza ha bisogno di prove, di verifiche, quindi questo anche è un altro aspetto, no? che va capito, insomma. Tra l'altro sulla scienza ci sono degli aneddoti molto carini, tipo l'inventore del post-it e la teoria dell'autobus di Helsinki, ho trovato molto interessante. Beh sì, questo in effetti anche dal punto di vista del creativo, no? In cui siamo in un ambito creativo, è una teoria interessante quella degli autobus di Helsinki, nel senso che era una teoria, una metafora, diciamo così, che faceva un fotografo svedese raccontando alla sua classe che si lamentavano, quando gli studenti si lamentavano del fatto che non riuscivano a trovare la loro strada, la loro diciamo così, cifra stilistica peculiare, ma tutto quello che facevano sembrava un'imitazione di chi era venuto prima di loro. E lui diceva, beh, ma d'altra parte
voi immaginate di essere a Helsinki, al centro di Helsinki c'è questa stazione degli autobus da cui partono tanti autobus che vanno in varie parti della città, e però per un bel pezzo seguono lo stesso percorso, la stessa strada, quindi tu puoi salire su un autobus, fare tre fermate, scendere e dire: ecco, io sono arrivato qui, ho scoperto questa cosa qui, facendo un esempio delle fotografie, faccio delle fotografie di soggetti dall'alto, ripresi dall'alto, li mostro e li porto al museo, perché ho trovato questa nuova angolazione, li porto al museo e il museo gli dicono: ah, belle, ricordano molto le fotografie di quell'altro. Ah, niente, allora riprende l'autobus, torna in centro, riparte, anziché fa tre fermate ne fa quattro, poi scende e dice: ecco, allora adesso faccio delle fotografie dei primi piani molto sfocati, però metto a fuoco solamente un particolare della faccia e li porto al museo dall'Italia a vedere. Bella, una bella idea, però è molto simile a quella che fa quell'altra fotografa. E allora niente, ritorna indietro alla stazione e così via, e non trova mai la sua cifra, perché prende sempre un autobus diverso, ma tutti questi autobus fino a un certo punto fanno tutti la stessa strada, quindi continuare a scendere a metà strada, la seconda fermata, la terza fermata, inevitabilmente ti porterà a scendere dove già altri sono scesi, dove già altri hanno fatto quelle scoperte. La conclusione è: resta su quel cavolo di autobus fino al capolinea. A quel punto sarai arrivato in un posto dove non è ancora arrivato nessuno. E quindi questo per dire che quando uno impara, quando uno intraprende un percorso, è inevitabile che si ritrovi a imitare, a ripetere cose già fatte da altri, cose già viste, cose già sentite. Ma è quell'esperienza è necessaria per acquisirle, per farle proprie, e poi un po' alla volta, pian piano, riuscire a trovare la propria voce, la propria strada, che renderà unico quello che stai facendo. A proposito di creatività, il talento è nato? Oh mamma, che domandone! Ci sono due fattori che entrano, no, in gioco di fronte a qualunque tipo di persona, di ambito. Una è genetica e l'altra è l'ambiente in cui si cresce, quindi c'è inevitabilmente un fattore genetico, diciamo, dai nostri genitori, dai nostri antenati che ci portiamo appresso e che ha un'influenza sicuramente. Però se quell'influenza genetica non si trova in un ambiente che la stimola, che la incoraggia, probabilmente si spegne, probabilmente non viene neanche notata. Se invece si trova in un ambiente che favorisce l'emergere di quel talento particolare, allora può sbocciare, può trovare il suo percorso. È difficile pensare però, no, a grandi talenti, grandi menti geniali che siano state geniali da subito. Stesso Mozart, che componeva da bambino, da ragazzino, le prime cose che componeva, avendo ovviamente dei critici musicali, non certo mia, erano banali, erano cose risentite, ha cominciato molto presto, e quel fatto di cominciare così presto e di fare tutti gli errori che erano necessari probabilmente gli ha permesso, poi crescendo, di iniziare a mettere veramente a frutto di quelli che sono i suoi talenti straordinari e unici, no? E così un po' per tutti. Bill Gates, che andava a programmare orari fuori orario della scuola, perché c'era un unico computer in tutto quanto la città e si poteva accedere solo in certi orari, nessuno ci andava, chiaramente lui ci passava le notti anche senza dirlo, insomma, e quelle ore accumulate, e poi l'esempio che chiaramente preferisco, che è quello dei Beatles, che quando iniziano a suonare sono sgangherati, si ricapita di sentire quelle pochissime incisioni che ci sono dei Beatles della fine degli anni 50, sono dei ragazzini che suonano malamente delle chitarre che non hanno niente di particolare. Poi però li prendono in un localino ad Amburgo, siamo alla fine degli anni 50, a suonare tutte le sere, 6, 7, 8 ore di seguito, tutte le notti, a suonare fronte a un pubblico non particolarmente gentile o incoraggiante, e per forza di cose, no? Quando suoni così tutte le notti, migliaia di ore così a suonare, te la fai per forza un'esperienza. E quelle migliaia di ore suonate così, poi quando sono tornati in Inghilterra
sembrava una cosa mai vista prima, mai sentita prima, e non erano nemmeno ancora i Beatles che sarebbero diventati. Però, ecco, questa è la cosiddetta teoria delle 10.000 ore, no? Se leggete il libro di Malcolm Gladwell, si intitola in italiano, adesso non mi ricordo più, Fuori classe, scoprirete che cos'è, insomma. Il fatto è che sono necessari almeno, insomma, questa è un po' la stima spannometrica, ma mica tanto, 10.000 ore di pratica costante prima di poter iniziare a davvero a trovare un percorso in qualunque attività, anche nella magia, anche nell'illusionismo. Se si passano le giornate intere a esercitarsi, prima o poi si troverà una strada in cui si eccelle veramente. Il fatto è che magari pochi dedicano così tanto tempo a un allenamento, a un addestramento o così una vita. Pensate al nostro grande amico Silva, che ancora oggi si allena ore e ore tutti i giorni a fare le colazioni, da tutta la vita che lo fa. E quindi capite che è necessario l'allenamento. Nessuno nasce genio, come dicevamo prima, magari hai un talento, una predisposizione, ma devi continuarlo. Nel romanzo, nel libro, sembra quasi un romanzo, in effetti, per come è narrato. E c'è un episodio legato al mentalismo e a Randy che lo smaschera, che tra l'altro mi ha ricordato molto il romanzo Nightmare Alley, da cui ora è stato tratto La fiera delle illusioni. Perché quando andiamo da un cartomante, un lettore del pensiero, quello che ci dice sembra veramente corrispondere alla nostra storia? Beh, quello è un'altra sfaccettatura. Dopo ti dico una cosa su Nightmare Alley, ricordo quella del fatto per cui noi, quando andiamo da un cartomante, da un veggente, da un chiromante, da qualcuno che ci dice quello che vede su di noi e ci azzecca, è un altro aspetto del modo in cui funziona la nostra mente, perché noi siamo delle macchine che cercano significato. Ancora una volta l'evoluzione, arriva tutto da lì, no? L'evoluzione ha favorito quegli esseri umani che riuscivano a collegare più cose, a farsi nuove, a formare nuove idee, a vedere dei significati in ciò che li circondava, a vedere dei significati che a volte hanno portato a fare delle scoperte, a farsi delle domande particolari. Ma se io prendo quella noce di cocco che è caduta e la taglio, poi vedo che rotola, no? Magari se ne metto un pastore in mezzo e prendo due, diventa qualcosa di diverso. Farsi domande, trovare associazioni tra cose che prima non erano in nessun modo associate e fare delle scoperte. Quindi questa nostra capacità di trovare significati, che funziona benissimo e che è alla base della scienza, ma che è alla base anche dell'arte. L'arte, no? Si sviluppa proprio quando riusciamo a vedere qualcosa di nuovo in qualcosa che abbiamo già visto mille volte, a collegare due cose completamente disparate e a renderle in un nuovo significato. A volte ci porta fuori strada, cioè ci fa unire puntini che in realtà non sono collegati in nessun modo e sono del tutto incongruenti. Questo ci porta però, appunto, a volte a trovare significati dove non ci sono. Quando noi guardiamo le nuvole vediamo una forma riconoscibile, no? Ah, quello sembra un gatto, quello sembra un cavallo che corre. È il nostro cervello che sta cercando dei significati nella casualità. Quando ci troviamo di fronte a una maga, un leggente, a qualcuno che ci dice delle parole, delle frasi, non ci sta dicendo: guarda, tu sei nato, meno che non abbia guardato i documenti o semplicemente abbia fatto un giro su Facebook, perché ormai questo è il sistema che usano di più i veggenti. Passo il giro sulla pagina Facebook del tizio che ti sta venendo e saprai tutto quello che devi sapere. Se non hanno fatto questo, ma come facevano appunto i tempi di Nightmare Alley negli anni 40, 50, ma insomma fino a tempi recenti, diciamo, è proprio quello non di dire tu abiti in via tale e tale, sei sposato con la signora Luisa, hai un problema alla sciatica e l'altro giorno hai perso l'orologio d'oro e tua moglie ti vuole uccidere perché era regalo di nozze e così via. Non ti dice queste cose qui, a meno che, come ripeto, non abbia fatto delle ricerche su di te, a meno che, come a volte si usava a fare, no? Non ti abbia messo qualcuno
che ti segue, la prima volta non ti dice quasi niente, la seconda dice ci vediamo la settimana prossima, ti manda qualcuno che ti segue, che torni a casa, vedi dove abiti, poi scopri che c'è una portineria, poi magari dopo qualche giorno questo qua fa finta di essere il postino e va dal portinaio e dice ma c'è il signore, ma non trovo mai, ma che lo vuoi fare? E raccoglie un sacco di informazioni su di te che la prossima volta che torni ti ripresenterà come se fossero delle rivelazioni. Ecco, a meno che non faccia questo, è molto più semplice dire, pronunciare delle frasi generiche, no? Vedo un viaggio. E poi sei tu che trovi il significato a quella frase generica. Io ho programmato un viaggio fra 6 mesi, come fa a saperlo? Non lo sa, sei tu che stai dando il significato. E vedo una persona con un nome che inizia con la M. Mia nonna si chiamava Marisa, come fa a saperlo? Non lo sa, sei tu che gli stai dando il significato. Non sono esempi chiaramente banali, ma se vi è capitato, magari vi ricordate all'epoca, erano tutti in Italia, una medium americana, Rosemary Altea si chiamava, no? Si era fatta una fame enorme perché aveva incontrato Clinton in qualche occasione, ed era stato Costanzo, Maurizio Costanzo, tante volte come ospite. E lei faceva così. Di fronte a un pubblico diceva, vedo un uomo con capelli bianchi in quella zona lì, è fantasma probabilmente, diciamo, e si porta la mano al petto qui, forse, finché qualcuno reagiva, lei si accorgeva della reazione, lei forse lo conosce, ha capelli bianchi, e mio padre, ha un infarto, lui mi sta dicendo che si sta molto bene, ovviamente la signora piangeva, e quindi grandi applausi, grandi emozioni, ma come avrà fatto? Il cinismo, no? di queste persone che ovviamente poi speculano su questo. E mi è capitato una volta di essere ospite di Costanzo quando c'era anche Rosemary Altea, e Costanzo ha detto, ma lui è scettico, no? Provi a indovinare i suoi parenti, vediamo che cosa. E ho detto, no, guardi, non importa che indovini i miei parenti, ma ho una busta qui sigillata dove ho una domanda per una persona. Se lei riesce a darmi la risposta, ma come questa domanda? Perché una domanda? Insomma, lei parla con gli spiriti, questa è una busta, figuriamoci se non ha la possibilità di leggere quella domanda e a chi è rivolta. Quindi, se mi dà la risposta, ma questi scettici non credono mai niente, ma io ho parlato con gli spiriti di persone più importanti, punto. Ma basta veramente rispondere a una domanda, poi c'è $1 milione in palio. Se lei riesce, ovviamente non ha fatto nulla, e non ha nemmeno tentato, perché chiaramente quando la prova da fare è oggettiva e non si sfugge, non è generica, se la danno a gambe, insomma. Ma ti dovevo dire una cosa su Nightmare Alley, appunto, che è questo bel film che è uscito, lo avrete forse visto, di Guillermo del Toro, che è un rifacimento di un film che era già uscito negli anni 40 con Tyrone Power come protagonista, che però a sua volta era la trasposizione cinematografica di un libro, di un romanzo. L'autore del romanzo, William Lindsay Gresham, era un personaggio molto particolare. Aveva scritto un libro su Fritz, per esempio, introvabile, ma assolutamente straordinario, così come il libro su Nightmare Alley, perché racconta esattamente come funziona quel mondo con un mentalista che vede, ma non so niente la storia. Aspetta, un goccio d'acqua, lo bevo volentieri, che voleva chiaramente farsi, trasformarsi quasi, no, in una sorta di santone, esatto, fondare la sua chiesa. Ma Gresham, dicevo, era una persona straordinaria ed era molto amico di Randy. E la cosa divertente, alcuni di voi sono sicuro che lo sanno, Gresham ha scritto anche una delle prime biografie di un vinile, L'uomo che camminava attraverso i muri, si chiamava. Che credo sia la più divertente tra tutte le biografie scritte sul film. Ce n'è un'altra che è bella. Ce ne sono tante. No, vabbè, la mia figura. No, ce ne sono tante di biografie. Grazie mille, grazie molto. Apprezzato. Dicevo che quella biografia lì, che è scritta chiaramente da uno scrittore, che si vede, no? Dallo stile, dalla qualità del racconto, è piena di storie false, completamente. Non vere, ma non era il suo compito, lui non era un biografo come sarebbe stato Silverman, per esempio, non so se avete presente, ha scritto la biografia definitiva su di lui, Kenneth Silverman, storico Harvard, chiaramente
sapeva come si fanno le ricerche storiche, oltre che appassionati. Gresham era uno scrittore, quindi ha scritto quel libro dedicato a Houdini, ma la cosa divertente, se lo andate a ripescare, è che aveva conosciuto Renly. Renly era stato in qualche modo d'aiuto molto per capire il mondo dell'escatologia, ma anche Houdini stesso, la mentalità di Houdini, e così gli aveva fatto, gli ha detto: guarda, faccio un regalo per la tua generosità, il tuo sarà il primo nome che compare nel mio libro e l'ultimo. E se andate a prendere il libro vedrete che è dedicato a James Randi, e poi alla fine, con i suoi ringraziamenti, l'ultimo nome che compare alla lista è quello ancora di Randi. Quindi c'è anche questo legame. Tra l'altro Randi, se ne parla nel libro, fece un esperimento a Domenica Intem con Risa Laurito, sconvolgendola totalmente. Sconvolgendo anche me, perché era appunto quei primi giorni che lo conoscevo, no? E lui dove era ospite a Domenica Intem, cioè ancora che era un programma che credo che va avanti tutte le domeniche. In quel periodo lo conosceva l'attrice Marisa Laurito, e Piero era ospite del programma e si era portato Randi perché voleva dare la notizia di questo comitato che stava per nascere, e Randi avrebbe fatto delle dimostrazioni pseudo paranormali, ovviamente con trucchi, ovviamente, non spiegandoli, ma insomma facendo capire che lui era un illusionista e certe cose che si vedevano in televisione si potevano fare tranquillamente anche con un trucco. Andiamo dietro le quinte a salutare Laurito nel suo camerino, e Randi spiega, anzi Piero spiega che cosa sarebbe successo. Beh, Randi farà questa cosa una volta che saremo in onda. Fai un disegno adesso, lo scrivi in una busta, così, poi quando saremo in scena Randi indovinerà che cosa tu hai disegnato. Però aspetta, lo spiega Randi. E Randi dice: sì, avremo bisogno. Massimo, guarda, magari vedi bene se trovi intorno, se trovi intorno alla Rai, no? Delle buste, dei fogli di carta. Ah sì, guarda, gli dice, c'è la mia assistente qui che può andarle a prendere, vai un attimo su nell'ufficio a prendere delle buste. Massimo, vai con lei. No, io devo andare a vedere cosa succede. Massimo, vai con lei. Ah, ok. E poi io esco e dico, devo andare con lei, so parlare stare solo con loro, devo andare a cosa dirsi. Poi dice, ah no, Massimo, mi chiama indietro, sì, cosa c'è? Guarda, ho qui delle cartacce, ho ancora i biglietti aerei, guarda, per favore, buttali via. C'è un cestino, mi riporti, cioè, quando sei là, ovviamente avrei bisogno di parlarmi sottovoce, quando sei là, prendi 2 o 3 buste, te le metti in tasca con dei fogli di carta e non ti farà accorgere, vai. Sì. Allora vado, seguo sta ragazza e siamo lì, sono a tirare fuori le buste, io cerco di farla parlare, distrarsi, in qualche modo riesco a prendere 2 o 3 buste, qualche foglio, uguale a quelli che poi avrebbe portato di là la Rico, che nascondo tutta la giacca. Torniamo e arriviamo al camerino, mi guarda, è tutto a posto? Sì, tutto a posto. Allora dice, beh allora bene, guardi, questi sono i fogli di carta, adesso vedi, prendi uno di questi fogli, va in una stanza, bagno per esempio, si chiude dentro a chiave, fa un disegno, lo piega in 3 e lo mette in questa busta, e poi la chiude, la sigilla, torna di qua. Ah, va bene, arriva di là, chiude a chiave, fa il suo disegno, torna, busta sigillata. E Randi dice, sicuro non si veda trasparenza, perché poi quando siamo in trasmissione magari qualcuno dice, beh sì, grazie, l'ho visto in trasparenza. No, non si vede niente. Aspetti, perché voglio essere sicuro. Prende la busta, si avvicina alla finestra e dice, sì, io non guardo, ma si vede qualcosa? Ma no, non si vede niente. Attenta lei, ci vediamo dopo nel programma, torniamo, usciamo. Lo guardo veramente molto perplesso, dico, e adesso come... Come farai a indovinare che cosa ha fatto? Beh, è molto semplice. Andiamo un attimo nel camerino. Andiamo nel suo camerino, chiude la porta, allora vediamo. Sì, guarda. Ah, guarda, una casettina con una bambolina. Pensa che fantasia. Ma questo da dove arriva? Questo è il disegno che ha fatto Marisa Laurito. Ma è come possibile? Beh, quando lei è andata in bagno, si è chiusa, io non se ne sei accorto, ma ho preso un altro foglio, l'ho piegato in 3, l'ho messo in un'altra busta uguale, l'ho chiusa e me la sono messa in tasca. No, non me ne sono accorto, eppure eravamo vicini, eh. Torna, lo prendo la sua busta per vedere se è trasparente, ovviamente non lo è, ma mentre mi avvicino sostituisco la busta con quella che avevo preparato.
tasca e poi le do la mia busta vuota con un foglio bianco e io adesso la sua, perché non so visto che cosa ha fatto di disegno. Sì, ma poi quando sarete in trasmissione aprirà e si vedrà il foglio bianco. Pazienza, abbi pazienza. Non ho mai visto cose del genere, chiaramente ero abbastanza perplesso. Quando mancano 10 minuti all'inizio del programma, prende un'altra busta, piega il disegno, lo rimette dentro, lo chiude, se lo mette in tasca e dice: prendo quelle buste lì più grandi che sono avanzate, torniamo nel scambio. Chiaramente lei ha tutta in fibrillazione, magari 10 minuti, il microfono, le cose, il trucco. Signor Laurito, un'idea grandiosa, ma adesso ho tempo, che cosa? Cosa è successo? No, niente in particolare, però farà molto più effetto durante il programma se quella busta lì sarà dentro un'altra busta firmata, no? Chiusa e sigillata. Vabbè, che cosa dobbiamo fare allora? Niente, lei è sempre sicura che non si veda questa busta in trasparenza, vero? Sì, è sicura, ecco. Allora la prende, la mette in quella busta lì, la chiude, la sigilla, firmiamo tutti e poi quando si andrà si deve aprire. E così aveva risostituito, rimesso al suo posto la busta originale, poi quando inizia il programma lo recuperate, si trova anche su YouTube questo video. Vedete che Randy si mette lì a disegnare, fa finta di non sapere che cosa sia, e anche dice: vabbè, questo è il disegno che ho fatto, vediamo che cosa disegniamo. Apre, strappa la prima busta, la seconda, tira fuori, ecco, non si vede niente perché sono registrazioni abbastanza di un'epoca fa, ma c'era una casetta con una bambina. E Randy dice: ma sì, più o meno, io fumo, l'ho fatto che andava verso destra, lì verso sinistra, ma c'è una casetta con una bambina, quindi l'ho indovinato perfettamente. Questa era una cosa che si era inventato lì, su due piedi, perché io so di tantissime altre occasioni in cui sarà escogitato dei sistemi completamente diversi e che non si trova in nessun libro, ma questa era la grande differenza tra il vero artista geniale, no? Quello che non deve avere la lezioncina stampata per riuscire a cavarsi l'impaccio, ma si inventa sul momento un sistema che prima non esisteva. Quindi dico un altro, giusto perché appunto siamo tra prestigiatori, saprete apprezzare la cosa. C'era un programma in cui una famosissima conduttrice americana, Barbara Walters, che è una giornalista famosa ancora oggi, che aveva fatto una puntata sul paranormale, aveva come ospiti tre maghi in realtà. Prima ha avuto Geller una settimana prima, la volta dopo ha invitato Randy e ha invitato anche Mark Wilson, che è un grande attore di corsi che molti di noi conosciamo, e aveva invitato Doug Henning, che è stato il grande musicista anche a Broadway prima di Copperfield, no? E durante il programma Barbara Walters fa la stessa cosa che è successa con la Laurita, cioè dice: guarda, io qua una busta, ho fatto un disegno, l'ho tenuto in tasca, l'ho portato qua. E rende, tu che dici che queste cose in realtà hanno un trucco, dici che puoi indovinare. Ma come è possibile? Geller l'ha indovinato e io non è mai stato vicino a questa busta e tu riesci a indovinare. Vogliamo vedere? E c'erano Mark Wilson e Doug Henning, che sapevano benissimo che quella era davvero la prima volta che Randy vedeva la busta, che dicevano: sì, ma anche noi vogliamo vedere, perché è molto interessante questa cosa, perché vogliamo proprio vedere come te la cavi in sostanza. E lei diceva: sono sicuro che volete vedere come me la cavo, ma è tutto sotto controllo. Quindi prende un blocco notes, prende la penna, fa un disegno, concentrati sulla busta, Barbara, fa un disegno così, e dice: potrebbe essere un... chiude, appoggia lì, dice: vediamo se ho indovinato. E lei ormai è già convinta che ce la faccia, ma è possibile. No, ma poi l'ho indovinato, apre questa busta, dentro un'altra busta, la tira fuori, e insomma, vi dico com'è l'effetto di quelli che hanno visto da casa. Tira fuori l'ultima busta, guarda, apre il disegno, una casetta, pensate un po' alla fantasia, no? La casa, una casetta, prendi, gira il suo foglio e dice: ecco qua, una casetta, che è impossibile. A parte che fa tutte le casette, quindi a questo punto si può anche trovare un sistema più semplice, ma in quel caso forse non sapeva ancora che facevano tutte le casette, e allora si è inventato un altro sistema e i due che gli erano di fianco, i due grandi maghi, anche loro non potevano crederci, perché non gli viene in mente neanche un trucco per riuscire a fare una roba del genere. Poi Randy lo ha spiegato loro. E cosa è successo? È successo che lui non sapeva
cosa c'era in quella busta ed era pronto a fare davvero un fiasco colossale se non fosse che mi è venuto in mente un'idea mentre era lì. E quindi mentre parlavano, discutevano, si è preparato per quell'idea e ha detto, ma qui fino a un certo punto posso arrivare, però mi serve un aiuto. L'aiuto è arrivato quando la conduttrice ha aperto la prima busta, che ha tirato fuori un'altra busta che conteneva il disegno, che effettivamente era un po' trasparente, quindi si riusciva a intuire cosa ci poteva essere dentro. E lei a quel punto aveva bisogno solo di tempo, perché aveva fatto il disegno, o almeno così aveva detto, e l'aveva appoggiato sul tavolo. L'ha ripreso, come per dire, vediamo un po' com'è andata, ma in realtà non aveva disegnato niente, il foglio era bianco. Quello che aveva fatto, però, mentre chiacchieravano prima, era prendere di nascosto la sua penna, aprirla, togliere la cartuccia con la punta, richiuderla, rimetterla in tasca, tenere la cartuccia della penna stilografica, no? A portata di mano, infilarla nella cintura, verso l'alto, no? Così, nascondendola con la giacca. Quando riprende il suo foglio, no? Come si chiama? Il blocco con il foglio da disegno e guarda che cosa ha disegnato lei, in realtà disegna con la pancia, ha inventato un belly writer, come si dice, anziché un'altra cosa. E sta disegnando mentre lei apre la busta, mentre la guarda. Ah sì, guarda il cuore sopra. E se noi guardiamo adesso quel programma, che probabilmente c'è ancora la registrazione, lo vediamo in quanto sbirce, da un'occhiata, ma c'è la sua pancia che si muove. E se l'ha inventata in quel momento, quindi per dire davvero la creatività e anche il fatto che certe cose non sono ripetibili, no? Quante volte sarà capitato anche a Geller di cogliere un'occasione irripetibile in quel momento, fare qualcosa che non potrà mai più fare e su cui è impossibile trovare una spiegazione a posteriori, ma sono quelle che poi davvero costruiscono le leggende, no? A proposito di Geller, le battaglie le sappiamo. Ha avuto mai problemi invece da chi credeva in Geller? Problemi nel senso sì, che non accettavano. Scusa? Sì, lettere, minacce, le cause legali della portata Geller. Però lui ha continuato tranquillamente per la sua strada a smascherare quelli che gli sembravano delle frodi. Soprattutto ai danni di persone che alcune di queste proprio hanno in qualche modo compromesso la propria carriera accademica, perché poi sono stati sbugiardati e insomma la figura fatta non era delle migliori, e Geller ovviamente non ne ha risentito, loro i ricercatori che avevano dato retta sì, però quando ti metti a contrastare, no, l'inganno, gli stessi guaritori filippini, gli stessi guaritori carismatici che Randy ha sbugiardato in televisione mandando in fallimento uno di questi, salvo poi riprendersi tranquillamente e rifiorire, ma perché tutto, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, vogliono le persone tranne che smettere di credere alle proprie illusioni. E quindi quando è tornato questo guaritore smascherato, spiegato il suo trucco in tutti i dettagli, no? Quello che parlava con Dio, quindi sapeva, non come Nightmare Alley le cose generiche, ma sapeva proprio vita, morte, miracoli delle persone, perché c'era sua moglie che gli dettava nell'auricolare che era dietro le quinte, le aveva raccolte prima con i formulari, no? L'indirizzo, le malattie, i nomi dei medici, eccetera. E Randy aveva trovato uno scanner, un esperto che aveva captato le trasmissioni della moglie che gli dettava, ecco Peter, adesso vai lì a sinistra, quel grassone, poi volgare e cattiva anche nei commenti, no? Abita qui, ha questo problema, sua moglie si chiama così, eccetera. E lui ripeteva, viste in trasmissione, con la voce della moglie, lui che diceva esattamente le stesse cose, è stato lo smascheramento definitivo. Ma quando questo personaggio è tornato qualche tempo dopo, un anno dopo, due anni dopo, i suoi seguaci sono tornati a riempirlo di soldi, perché comunque volevano credere a tutti i costi. In questi casi non c'è molto da fare, Randy purtroppo
ne era consapevole. Contro chi vuole credere a tutti i costi, la logica e la razionalità non servono a nulla. Un'ultima domanda un po' velocità. Gli addetti ai lavori, i prestigiatori, spesso hanno criticato Randy perché per raggiungere i suoi scopi ha svelato i trucchi degli stessi prestigiatori. Cosa ne pensi? Ma in realtà Randy è sempre stato molto rispettoso dell'arte magica, proprio perché lo è stato che si è avventato contro chi ne approfittava e chi la prostituiva. E tanto è vero che ha ricevuto diversi riconoscimenti in tutto il mondo, dalla Academy of Magical Arts, da tantissimi, insomma, per il suo lavoro. Quindi direi che il mondo dell'illusionismo e dei prestigiatori considera Randy, quello che è stato Randy, una risorsa importantissima. Certo, poi ci sono i singoli prestigiatori che magari invece avrebbero voluto seguire le orme di Uri Geller, che si sono visti bruciare questa possibilità, che magari non l'hanno preso benissimo. Però Randy non ha mai svelato trucchi dei giochi di prestigio, ha svelato cosa diciamo a tardi, quello su quello io direi che nessuno ha da ridire. Ci sono domande? Sì. Sì, io volevo chiedere, visto che appunto sfatavo i miti dei ciarlatani, ha mai detto qualcosa riguardo a quello che faceva Gustavo Rowling? Guarda, Randy non lo conosceva Rowling, perché al di fuori dell'Italia non lo conosceva praticamente nessuno, però sapeva che cosa gli avevo raccontato, cosa gli aveva raccontato Piero Angel su Rowling, che Rowling l'aveva incontrato. Randy si è sempre rifiutato di farsi esaminare dal CICA per 91 anni di vita, come mai? Bella domanda che dovremmo fare a Rory, in effetti. In effetti potremmo fargliela questa domanda. Sarebbe bello, guarda, se poterla fare. Lo stesso Silvan, appunto, che aveva così espresso desiderio di incontrarlo e di parlare con lui, si è visto invece chiudere la porta in faccia, diciamo così. Infatti, è strano. Chi magari ha qualche sospetto, immagina che siccome le cose che faceva non sono diverse da quelle che fa un buon mentalista, forse trovarsi di fronte a qualcuno che capiva, no, quell'arte, quella tecnica, sarebbe stato scomodo. D'altra parte, se avesse avuto... D'altra parte, sbaglio, la dicitura su Wikipedia riguardo Gustavo Rolle è il maestro spirituale illuminato. Non dubito che qualcuno su Wikipedia lo abbia definito così. D'altra parte, Wikipedia è una sorta di enciclopedia comune, dove chiunque può scrivere un po' quello che vuole, poi ci sono altri che intervengono a modificare, no? Per fortuna non è la Bibbia Wikipedia. Ci sono sicuramente persone che l'hanno vissuto così. Io non vedo che abbia avuto anche una bella personalità, un carisma, una capacità dialettica notevole, no? Non a caso c'erano persone come Fellini che rimanevano incantate. Fellini poi certo amava tutto quello che era magico, un po' ci credeva, un po' no, certo. E per cui sì, per tante persone probabilmente ha significato anche qualcosa. Grazie. Prego. Altre domande? Marzio, scusa, una curiosità mia, tu hai conosciuto Vanacek, perché penso che anche lui abbia fatto un percorso simile al tuo, no? Come no, certo. Cioè, sì. Lui, diciamo, illusionista, è un personaggio... Certo, conosco molto bene Steve Shaw, questo suo nome, Vanacek, il nome d'arte, mentalista, adesso in America è molto famoso, ha il suo spettacolo a Las Vegas, ci vedremo tra non molto. E lui aveva scritto anche lui, no, a Randy una lettera da ragazzo, quando faceva ancora l'infermiere in un ospedale, e si appassionava, era appassionato di giochi di prestigio. Lui e un altro ragazzo, Mark Edwards, che viveva da un'altra parte, non si conoscevano, avevano scritto a Randy dicendo di essere disposti, se mai un giorno se ne fosse presentata l'occasione, a fingersi sensitivi, quindi fingersi dotati di facoltà paranormali. E Randy quell'occasione l'ha trovata a un certo punto quando un'università, in particolare un centro di ricerca, a St. Louis, ha ricevuto una donazione molto consistente da
parte di McDonald's, quello degli aeroplani, perché venisse fondato un punto di ricerca dedicato alla psicocinesi, alla capacità della mente di influire sulla materia. Ed era stato vinto da due fisici esperti di plasma, di laser, niente a che vedere con la manipolazione o con il mentalismo. E questi due fisici pubblicano un bando che invita tutte le persone che hanno queste facoltà a presentarsi per essere studiate. Arrivano in 300, credo, e alla fine scelgono due ragazzi. Scelgono due ragazzi e questi ragazzi sono dotatissimi, piegano i metalli, piegano le forchette, fanno comparire le fotografie sull'astra fotografica, muovono il tambolare, le modelle, cioè proprio giochi di prestigio a go-go, e i fisici sono sbalorditi. Renzi però scrive a questi fisici dicendo: beh, state attenti perché è facile essere ingannati, no, in queste situazioni, se non conoscete i trucchi vi potrebbero prendere in giro. Se volete vengo, vi spiego, non voglio pubblicità, vengo in incognito, non voglio soldi, non voglio niente, però mi metto in guardia, vi spiego come fare di la risposta, non voglio. Abbiamo bisogno di un artista del varietà che ci venga a insegnare come si fanno gli esperimenti, non facciamo ridere. Effettivamente dopo 2 o 3 anni che sono pronti a pubblicare i loro studi, prendi, fa una conferenza stampa a New York e dice, racconta questa storia qui, poi dice: sapete, quei 2 ragazzi che sono stati studiati sono qua adesso, vorrei chiedere a loro di raggiungerci sul palco. Come siete riusciti a compiere tutte quelle meraviglie? E i 2 rispondono: abbiamo imbrogliato. Erano i 2 festeggiatori, i 2 ragazzi che avevano detto a Randy: se mai avessi bisogno di un giorno ci mandi e noi andiamo. E loro erano andati e erano stati bravissimi. Ma la regola che avevano era che se mai qualcuno avesse detto loro: ma state usando dei trucchi, ma davvero sono poteri, loro dovevano subito dire: siamo 2 prestigiatori, ci ha mandato James Randi per vedere se riuscivate a cogliersi con le mani. Nessuno gliel'ha nemmeno mai chiesto. Quindi questa storia poi si trova nel film An Honest Liar, Un onesto bugiardo. E Steve effettivamente da lì poi ha iniziato la sua carriera di mentalista e adesso appunto è un artista molto molto famoso. Altre curiosità? Volevo sapere, ma c'è in fondo un James Randi moderno oppure oramai il contesto è più di interesse? Perché anche i sensitivi sono meno interessanti adesso. Sì, effettivamente no, ogni epoca ha necessità diverse. Non c'è un James Randi così come non c'è uno di lì. Nel senso che è cambiato completamente il mondo, il contesto, ci sono altre cose, e il personaggio carismatico, diciamo così, ha un po' perso anche la possibilità di emergere, perché appena uno di questi tenta una strada, sui social viene immediatamente svelato qualcosa, no? Una volta questo non esisteva, non era possibile. Se ai tempi di Miguel ci fossero stati social, nel giro di qualche settimana si sarebbe saputo tutto quanto, sarebbe stato molto difficile per lui fare la carriera che ha fatto, no? Quindi allo stesso modo quel mondo lì non c'è più, ce ne sono altri che a volte sono anche molto più dannosi, molto più pericolosi e anche molto più difficili da affrontare e da smascherare la disinformazione che c'è e che si diffonde in un istante oggi proprio grazie ai social. È qualcosa che nemmeno Randi non potrebbe fermare o interrompere in qualche modo. Sì. Assolutamente, ma ricordo benissimo. E D'Amato, che tra l'altro cioè la distrae, non c'è più, mancato da tanti anni, ma aveva avuto Randi anche come ospite, un'intera puntata. E all'epoca però D'Amato era ancora abbastanza propenso a credere alla genuinità di certi fenomeni, soprattutto alla paranormalità. Perché alla fine di quella camminata, se voi l'andate a recuperare, dice: avete assistito a qualcosa che la scienza non sa spiegare. E all'epoca mi ricordo che per prenderlo in giro, Beppe Grillo aveva fatto una camminata su una piazza, come se lo ricorda ancora,
Ma com'è possibile, no, camminare sulle braccia e non bruciarsi? Questa è una domanda che non si è fatta solo mio domanda, ma se la sono fatta anche diversi fisici e hanno studiato il fenomeno. E viene fuori che effettivamente in certe condizioni si può fare, non serve meditare, non serve aver sviluppato capacità straordinarie di immunità, ma serve camminare in un certo modo, e cioè spediti, quindi non di certo, facendo non più di un certo numero di passi, 4-5, dipende poi dal percorso, dipende dai bracci. E perché non ci si brucia? O meglio, perché se fai così non ti ustioni? Perché i bracci sono veramente a temperature altissime, no? Io spesso l'ho fatto proprio per vedere se era così fattibile, perché nella scienza bisogna anche sacrificarsi a volte di testare le ipotesi. Effettivamente le braccia sono caldissime, misurate sono 700-800 gradi, parecchi, quindi la paura anche di fare una roba del genere è tanta. Mettiamoci il fatto che chi attraversa un letto di bracci, quindi ha un'adrenalina anche particolarmente che gli scorre nelle vene a velocità altissime, e lo può fare perché la pelle dei piedi, in particolare dove viene fatto tradizionalmente, dobbiamo anche considerare che spesso le persone vivono per i nudi e hanno uno spessore diverso rispetto a quello che possiamo avere noi sotto e anche nel piede, no? Che li protegge in un certo senso. Ma nel nostro caso perché possiamo farlo senza bruciarci? Perché il calore che arriva, che tocca il nostro piede, non viene condotto abbastanza velocemente. Cosa significa? Che, per fare un esempio, noi mettiamo il forno a 220 gradi per fare una torta. Mettiamo dopo 10 minuti il forno a 220 gradi, mettiamo dentro la torta, dopo altri 10 minuti la torta inizia a cuocere, tutto quello che è nella torta e che è nel forno è a 220 gradi. Quindi noi possiamo aprirlo, sentiamo la lampada di aria calda che è a 220 gradi, ma non è che caschiamo per terra ustionata, calda, stiamoci lontani, sennò se stai lì un po' ti cuoci. Possiamo magari anche sfiorare la torta che è calda e lasciamo perdere. Ma se per sbaglio sfioriamo le pareti del forno, la teglia, la grata, subito ci viene una bolla al dito e ci torniamo. Eppure tutto quello che è dentro è alla stessa temperatura, a 220 gradi. Però c'è una differenza. Sono tutti materiali diversi, l'aria, la torta, la teglia, il metallo. Alcuni conducono il calore molto velocemente, come il metallo, altri impiegano più tempo, come la torta, come l'aria. Le braci, il carbone che deriva dalla legna bruciata, ci impiega 2-3 secondi a provocare un ustione, quindi a portare abbastanza calore da provocare un ustione. Quindi se il piede che cammina sulle braccia non resta mai a contatto delle braccia più di quella frazione di secondo che gli serve per appoggiarsi, per andare avanti, probabilmente non succede nulla. C'è sempre il rischio che invece il piede sia umido, che un pezzettino di carbone resti incastrato tra le dita dei piedi. Quelli sono rischi concreti, no? E allora è sempre bene avere i piedi asciutti, tenere le dita dei piedi verso l'alto, usare magari un legno che brucia più lentamente. Insomma, ci sono tanti accorgimenti che si possono prendere per ridurre i rischi e alla fine magari avere una bacinella d'acqua dentro un po' per i piedi, o se in inverno, altro consiglio, se volete farlo, fatelo con persone competenti, ma fatelo in inverno, non in estate, perché anche a me è capitato di assistere a camminate sulle braccia fatte in estate, perché ma è così bello avere le braccia di sera, no? Questo luccichio sulla spiaggia, perché no, vi rassicuro, non fatelo, fa troppo caldo, ma no, ma tanto poi ne in acqua, facciamo un bagno. Liberi voi, ovviamente poi è arrivata l'ambulanza per portarsi agli tutti, perché si erano ustionati tutti quanti, perché era troppo caldo anche fuori, quindi non c'era abbastanza differenza di calore, no, terminata la passeggiata, per abbassare la temperatura dei piedi, e quindi ci si brucia. Quindi si può fare, non so. Conta anche la lunghezza relativamente, perché chi, per esempio, mi ricordo di Pascasella, un altro dei nostri amici, diciamo così, che faceva 14 metri, non so quante robe, no? E all'epoca
mi aveva chiesto chi era che c'era su il programma concorrente. Casella era su Rai 1 sempre domenica e Buona Domenica, che c'era la Carlucci, mi aveva chiesto, ma noi vogliamo fare, io ho fatto 15 mesi, ma voglio fare 17 mesi, come faccio? Non dimostra niente, ma se vuoi proprio farlo, facciamo come ha fatto lui, cioè c'è un bel pezzo di carbonella, poi c'è un pezzo dove c'è il carbone che ormai è spento, poi magari c'è ancora un po' di carbonella, poi c'è il carbone spento, quindi ci sono delle sorte di oasi, tu cammini un po' sì, un po' no, e puoi fare dei percorsi più lunghi, insomma, in questo modo. E così ha fatto anche lei, ha vinto la sfida, diciamo così. Ricordo ancora che all'epoca Casella faceva finta di avere poteri paranormali e sui giornali diceva i Mencica non credono a niente, sono dei miscredenti, ma io veramente posso fare queste dimostrazioni grazie alle mie capacità che mi rendono immune al calore. E lui mi ha risposto dicendo posso camminare, dicevo 14, 15 metri, chi può fare una cosa del genere? E noi dicevo ma no, non serve, basta un metro su questa lastra di acciaio. E poi è sufficiente, un passo solo sulla straccia. Ah, no, non farò mai una cosa di voi, siete miscredenti, non vi credereste nemmeno se lo facessi. Sarebbe curioso. No, no, la cosa più rischiosa, sì, lo leggi anche nel libro di Myron Goodmongers, ecco. Lì dentro è pericolosissimo perché ti rende la pelle appiccicosa, proprio davvero che rischi di prenderti male. Quello. Sì, beh, io lo vedevo sempre così. Poi lui, come dire, aveva queste sopracciglia fortissime, no? Che non toccava in nessun modo, quindi era proprio uno sguardo. Poi negli ultimi anni, insomma, aveva sviluppato questo abbigliamento con un cappellone, con la piuma di pavoni. Molto teatrale, il mantello e l'ultimo aggeggio che gli abbiamo regalato noi del CICA era un bastone con teso, di cui andava molto orgoglioso, usava orto con lo scettro di Gandalf. Insomma, se non c'era una base teatrale lì, certo. Sì? Non ci sono? Gli X-Files. Con le vostre dunque sì, ci sono diversi casi, diciamo così, per cui non è stato possibile arrivare a una spiegazione definitiva, così intendo. Qui a volte si fa l'errore di confondere un caso inspiegato e un caso inspiegabile. A volte si cercano fenomeni inspiegabili, perché è inspiegabile, dire che qualcosa è inspiegabile vuol dire che non vale neanche la pena provarci a trovare una spiegazione. No, è inspiegabile per definizione, non puoi spiegarlo. Molto probabilmente è inspiegato, nel senso che per ora non c'è una spiegazione, non è possibile dare una spiegazione. Uno di questi è San Gennaro, il miracolo di San Gennaro, il sangue di San Gennaro, nel senso che al CICA abbiamo fatto una ipotesi, in particolare Luigi Carlaschelli, l'Università di Pavia, no? Chimico, ha provato a immaginare una sostanza che può comportarsi nel modo in cui si comporta la sostanza che si trova nell'ampolla nell'uomo di Napoli, cioè è solida, rosso scura, ma in certe condizioni diventa liquida.
E allora lui ha immaginato, siccome questa reliquia, tra l'altro la cosa interessante è che questa reliquia compare la prima volta che si legge un riferimento scritto del 1384, non mi ricordo l'anno esatto, ma 1300 del secolo. Prima non c'è nessuna menzione di questa reliquia, sangue dedicata a San Gennaro, che oggi ha questa reliquia. No, pensavo sul temporale, cioè. San Gennaro che era biato. E però se noi consideriamo che Gennaro, il santo della tradizione, sarebbe un martire cristiano, quindi morto sotto le persecuzioni dei romani prima di Costantino, quindi vuol dire nel terzo secolo, per mille anni questa reliquia sopravvive misteriosamente nascosta da qualche parte, poi compare nel 1300, già questa è una cosa abbastanza singolare. A parte questo, l'ipotesi fatta era: immaginiamo qualcuno che per lavoro, per mestiere, si trova a mescolare sostanze, un pittore che cerca dei pigmenti nuovi, un alchimista che magari, no, erano gli antenati, i precursori della chimica, gli alchimisti, che mescola sostanze per trovare la pietra filosofale, chissà cos'altro, si imbatte in una sostanza particolare che è solida, ma se la prendi, la agiti, la sposti, di lui diventa liquida, e poi la lasci riposare, diventa solida di nuovo, e poi se la riprendi, la sposti, diventa liquida ancora. Esiste? Può succedere? Si può fare una sostanza del genere nel 1300 senza avere tecnologie? La risposta è che potrebbe, sempre ripeto, un'ipotesi, trattarsi di una sostanza tissotropica. Sono quelle sostanze che cambiano di stato in seguito a un'azione, a un movimento. Ci sono delle argille che si comportano così. Banalmente il ketchup nella bottiglietta si comporta così. Se ci fate caso, il ketchup lo aprite, lo versate e non esce niente. Dovete agitarlo un po' e diventa liquido e schiumisce. Non per essere blasfemi, ma solo per spiegare come funziona la fisica in queste situazioni. Quindi l'ipotesi è: può esistere una sostanza tissotropica fatta nel 1300? E la risposta è: se noi mescoliamo nelle debite proporzioni carbonato di calcio che troviamo nei gusci delle uova, per esempio, c'era nel Medioevo sicuramente, cloruro di sodio che troviamo nel sale marino, c'era nel Medioevo, sì, c'era, molisite che è un minerale alle pendici dei vulcani che c'era nel Medioevo, sì, c'era, tutti mescolati, frantumati, filtrati attraverso un budello animale, come si usava all'epoca, con dell'acqua, si ottiene un liquido molto denso, rosso scuro, che lasciato riposare diventa solido, e se lo agiti, se lo muovi, torna liquido. Galasteri ha trovato, ha proposto questa sostanza, ha pubblicato la sua ricerca su Nature, che è la più importante rivista scientifica internazionale, quindi potete immaginarvi la risonanza che ha avuto questa ricerca, dove però era specificato chiaramente: è un'ipotesi, noi non lo sappiamo se la reliquia di San Gennaro a Napoli è una sostanza di questo tipo. Perché? Perché non si può fare nessuna indagine su quell'ampolla, su quella sostanza, no? Quindi resta un'ipotesi finché qualcuno non vorrà verificare o falsificare questa ipotesi, come dicevamo prima, andando a vedere come si comporta, magari andando a prendere l'ampolla un giorno qualunque che non è quello del santo di San Gennaro, e vedere se è liquefatta, no? Sono le cronache che riportano che tante volte quando si andava a riparare la teca si scopriva che il sangue era liquefatto. Magari allora forse potrebbe davvero essere così, non lo sappiamo. Ecco, questa lunga storia per dire che questo è un caso su cui non c'è una risposta definitiva, una soluzione, no? Bisogna arrendersi al fatto che non si può arrivare a una conclusione perché non c'è la possibilità di fare il test finale, chiamiamolo così, e quindi resta in sospeso. Di storie così ce ne sono tante, non ce ne sono ancora di storie in cui, dopo aver condotto un'indagine, una verifica, una sperimentazione, essere arrivati fino in fondo, ci si trova senza parole, ci si trova senza possibile spiegazione. Questo non è ancora successo, ma non solo nel Cito, non è successo a nessuno nel mondo che abbia fatto poi indagini su questi fenomeni, no? Se hai la possibilità di andare fino in fondo, una soluzione di un modo, di un tipo o di un altro, alla fine si è sempre trovata. Dove non si trova e dove non si può più fare
nulla. Ti raccontano che c'era il personaggio che volava fuori dalla finestra e poi rientrava dall'altra, come lo spieghi? Sono passati 150 anni, non c'è più niente che possiamo esaminare, possiamo fare delle ipotesi, magari una suggestione di quelli che erano dentro al mondo, che si immaginava, non usciva sul davanzale, passava da un terrazzino all'altro. Chi lo sa, oggi non possiamo avere la certezza, no? C'è fare delle ipotesi, ma resta un mistero ancora aperto. Quindi di questo tipo di casi ce ne sono diversi. Questa è un'ottima osservazione. La questione è, siamo sicuri che noi non abbiamo quegli strumenti o semplicemente noi non abbiamo la possibilità di mettere alla prova i nostri strumenti? Ecco, bravo, corretto, grazie. E se c'è il fenomeno, c'è una logica. Però probabilmente non siamo prossimi allo strumento, non conosciamo ancora la logica. Magari c'è, però andrebbe dimostrato in condizioni tali da escludere la possibilità di usare gli strumenti che abbiamo. Prendiamo sangue di San Gennaro. 50 anni fa, 100 anni fa, non si poteva sapere cosa c'era in quella polvere se non aprendola e facendo un test, e quindi rovinando la reliquia, giustamente, quindi una reliquia storica, la apri, la rovini, e perde comunque di significato, importanza. Oggi noi abbiamo degli strumenti, per esempio la spettroscopia, che richiede di non fare nulla, di appoggiare l'ampolla davanti allo strumento che misura da fuori e ti dice se quello è sangue oppure no. Però questo test non viene consentito, quindi noi avremmo lo strumento per misurare e per escludere magari il proprio sangue, questo potrebbe essere una conferma, ma non viene data la possibilità di metterlo. Quindi non siamo in mancanza di uno strumento di fronte al fenomeno e quindi siamo senza possibili spiegazioni. Non c'è nemmeno la possibilità di capire. Questa è la differenza. Fino ad oggi non siamo ancora di fronte a un fenomeno per cui ci dobbiamo arrendere, non abbiamo la capacità di capirlo. Non ci viene data la possibilità di verificare che è diverso. Ma probabilmente perché la sindone appartiene appartiene al Vaticano ormai, ma come si dice, dai Savoia che l'avevano lasciato e però rimane a Torino, eccetera. Il San Gennaro, l'ampolla sangue San Gennaro appartiene probabilmente alla Chiesa napoletana e noi ci immaginiamo tutto la stessa cosa, ma probabilmente le competenze lì dentro sono un po' diverse caso per caso, no? Però se non sbaglio la sindone non è mai stata riconosciuta dalla Chiesa. No, non certo, ma neanche San Gennaro. Neanche San Gennaro. Anzi, no, San Gennaro è stato smentito e poi è stato reintrodotto a forza. Eh certo, ma perché è più importante, come dire, il simbolo, no? Perché rappresentano certe cose al di là del fenomeno stesso. Io direi le curiosità sono tante, per cui dovremmo far ritornare Massimo Polidoro un'altra volta qui a Roma. Grazie, grazie. Prima di salutarci, io vi ho portato una cosa che mi ha lasciato Randy. Se volete vi mostro, perché è una cosa che chiaramente mi è particolarmente cara, come potete immaginare. Mi serviranno due persone, vabbè, no, penso che siamo d'accordo, due persone robuste che possono darle la mano. Una e due, siete abbastanza robusti, sì, dai, un applauso.
mascherina. Allora, voi vi siete portati una corda lunga così, no? Tanto portarla io. Tiene da questa parte, tiene da quella, tirate, è una corda vera, giusto? Possiamo lasciare andare? Grazie. Allora, è molto semplice, eh? Io metterò la corda qui sulla catena, tu tieni questo lato, tu tieni quest'altro, ok? Adesso giratevi uno sopra l'altro e fate un nodo qua sopra, un nodo, eh? Qua sopra, fate un nodo, tira. Stringete forte, ok, abbastanza forte, okay. Adesso, qua sopra, sull'altra mano fate un altro nodo, stringete forte, figuratevi Randy faceva questo gioco a 89 anni, dovevo pregare le persone di non stringere, ma lui invece si stava, forte, ok, un altro nodo sopra, mi staranno aiutando le mani di nuovo in questo momento. Un altro? Ci sta un altro nodo? Ok, ecco, bene. Va bene, potete lasciare andare. Sì, è stretto? Allora mi serve che prendo un attimo la sedia, la metti di là. Quella lì, devi portarla. Non sapete che è un altro nodo. Proviamo in un altro nodo. Voleva qualcuno che controllava. Veramente ci voleva un sensitivo. Allora, proviamo in quest'altro modo, vediamo se ce la facciamo. Siano, lei viene al prossimo spettacolo. Presenta con me, Davide. Sì, allora. Facciamo così. Allora, invertitevi, pochino di qua, pochino di là, stringete, e metta su, fate un nodo. Stretto, ok, un altro, ci sta? Strettissimo. Copri con la giacca. No, no, proprio stendila. Sì. La tira un pochino più alta. Grazie Massimo. Questa la volevo far vedere perché veramente la corda me l'ha proprio fatta Randy. Questo era il suo, ovviamente io non sono Randy, capite la differenza, però era un classico, pensate, dell'Ottocento di Harry Keller, che lui ha ripreso, ha trasformato in una cosa comica. Grazie mille a Massimo Pollidoro. Allora, un applauso per Luca Ramasciotti che ci ha accompagnato in questa serata. Allora, per noi è stata una serata meravigliosa, grazie a tutti i contributi, un paio di spunti. Qui potete acquistare il libro di Massimo Pollidoro, geniale, di cui abbiamo parlato questa sera, e speriamo di ritrovarvi presto. Qui trovate un foglio dove potete lasciare un'email o un numero di telefono se volete essere aggiornati su quelle che sono le nostre attività, o andate direttamente sul sito e trovate tutti quanti i riferimenti. Signore e signori, è stato veramente un piacere, ancora un applauso per Massimo Pollidoro.